Io dico che faremo una grande prestazione, però se vogliamo fare anche, oltre alla prestazione, anche un risultato, un risultato importante, mettendo difficoltà i nostri avversari abbiamo bisogno di un po' di tutto, abbiamo bisogno di sbagliare pochissimo, abbiamo bisogno di un po' di buona sorte, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi che nei momenti difficili, perché domani ce ne saranno molti durante la gara, nei momenti difficili si facciano sentire vicini ai ragazzi. E... Poi qualche piccola lacuna che potrebbe avere l'Alessandra cercare di sfruttarla nel miglior modo possibile. La scorsa settimana avevo già deciso alla seduta di rifinitura la formazione. Mentre oggi aspetto l'esito dell'allenamento pomeridiano, soprattutto per quanto riguarda il discorso di, di Kevin e di Alessandro. Gli altri due, Ferrari ancora non è, non è in grado di poter scendere in campo anche se sta andando avanti con il proprio lavoro, De Feo di conto di riaverlo in gruppo nella prossima settimana, ma soprattutto per quello che riguarda la formazione iniziale le problematiche di, di Polidori e Yanga saranno valutate nella rifinitura di oggi pomeriggio, solo dopo prenderò in considerazione la possibilità di utilizzarli o meno. Mi aspetto che entrambe tendano ad abbassarsi negli ultimi 50, 40, 50 metri nel momento in cui non saranno in possesso palla. Eh, diventeranno molto probabilmente fondamentali le tempistiche delle transizioni, fra le transizioni attive e passive probabilmente lì si potrebbero decidere o almeno si potrebbero innescare le possibilità di tanti duelli individuali in uno contro uno. Poi è chiaro che riuscire a vincere duelli di uno contro uno contro giocatori di questo, di questo spessore non sempre sarà possibile, ma la possibilità di, di poter sfruttare qualche situazione in campo aperto oppure... Di attacco alla profondità con un avversario un pochettino magari scoperto, ci potrebbero dare l'opportunità di, di poterli mettere in difficoltà. Avremo secondo me solo la possibilità di mantenere o guadagnare qualche punto rispetto, rispetto al Livorno, rispetto alla Cremonese. L'obiettivo in questo momento è solo esclusivamente quello di poter recuperare qualche posizione, andare alla ricerca di, di migliorare un ottimo piazzamento, di migliorare un'ottima stagione, eh, senza, senza accontentarci. Solo in quell'ottica lì altri scenari, sinceramente, li vedo, li vedo poco percorribili, anche se piacevoli da pensare, ma poco percorribili.